Il perfezionismo è un tratto di personalità caratterizzato da standard eccessivamente elevati, con comportamenti sottesi al raggiungimento degli stessi, spesso anche al di là delle reali capacità dell'individuo. Si parla di perfezionismo maladattivo quando si assiste, per esempio, a un'eccessiva paura di commettere gli errori, con standard personali ragionevoli, ruminazione e controlli per prevenire errori o punizioni, intolleranza dell'incertezza e quindi anche aumentato controllo, procrastinazione, quindi la tendenza a rimandare, la valutazione di sé sulla base dei risultati, la marginalizzazione di aspetti della vita, si tende cioè ad investire soprattutto nei settori in cui la persona sa di riuscire, la rincorsa degli standard e quindi una costante insoddisfazione perché non basta mai, evitamento di test cruciali per paura del fallimento e infine ansia e paura del giudizio altrui. In realtà invece nel perfezionismo adattivo l'errore è visto come una possibilità che non porta necessariamente ad un giudizio negativo. Ci sono per esempio dei buonissimi livelli di organizzazione e impegno, tutto questo costante e sotteso al raggiungimento degli obiettivi, ma con una flessibilità cognitiva che permette di volta in volta di riallineare gli standard e quindi anche di essere maggiormente tolleranti con se stessi, soprattutto per quanto riguarda un possibile esito negativo, che viene visto quindi come occasione di crescita piuttosto che come elemento per determinare un valore negativo di sé. Il perfezionismo maladattivo è presente sia nelle donne a causa di dinamiche familiari improntate ai ruoli di genere, che negli uomini per il desiderio di eccellere e raggiungere elevati obiettivi, passando così dall'ambizione alla perfezione. Nel passato di un perfezionista vi può essere un genitore con aspetti altrettanto perfezionistici e ossessivi, come anche comportamenti marcatamente severi e punitivi, determinando così un amore condizionato al risultato, al raggiungimento di questa ambita perfezione. Ne consegue quindi un bambino oggi, un adulto un domani, mai soddisfatto, continuamente teso al raggiungimento di un risultato che sarà sempre più elevato, standard sempre più elevati, tutto improntato a guadagnarsi l'attenzione, il riconoscimento e l'approvazione oggi dei genitori, un domani degli adulti e dei pari che lo circonderanno. La ricerca spasmodica della perfezione è oggi un fenomeno molto diffuso, complice anche la diffusione dei social e l'abitudine a mostrare le cose belle della vita. Si eliminano foto sfocate, imperfezioni, si cancellano rughe e segni di stanchezza. Tutto questo contribuisce a costruire un'immagine di noi perfetta, che però non ha nulla a che vedere con chi siamo realmente. Immersi poi in un mondo più cinico, che va veloce, in cui il riconoscimento e le prestazioni eccellenti sono gli standard elevati da raggiungere, i ragazzi, i millennials, si trovano spesso travolti da parametri irrealistici, su cui basare il proprio concetto di successo e fallimento. Genitori critici, iperprotettivi, like e follower, tutto contribuisce alla creazione di un individuo che deve essere perfetto, pena il fallimento e l'emarginazione. Ovviamente tutto questo pesa enormemente su una struttura di personalità già improntata alla perfezione, già improntata ad eccellere. In realtà come se ne può in qualche modo uscire da questa condizione? Prendere consapevolezza che la perfezione è un obiettivo irrealizzabile è già il primo passo importante. Si può stare nella frustrazione, si può imparare dal fallimento e dall'errore e soprattutto si può riconoscere il diritto a non essere impeccabili. Questa libertà dell'errore ci fa riscoprire anche la libertà di essere se stessi, soprattutto nei propri unici, irripetibili e amabili difetti.